Ciao ragazzi, sono tornato con un ennesimo stupidissimo video! Nella vita si studia sempre e gli esami non finiscono mai. Ammetto di non essere mai stato una di quelle persone che dedicava molto tempo allo studio. Preferivo fare altro, tipo il castoro. Ma avevo un sacco di amici ed amiche che studiavano dalla mattina alla sera ed ognuno di loro lo faceva in un modo diverso. C'era magari quello che non riusciva a concentrarsi, c'era quello che per concentrarsi doveva andare in biblioteca a dormire lì per settimane, c'era quella che per studiare per bene un capitolo del libro doveva andare sull'Himalaya perché se no c'era troppo casino intorno e l'unica concentrazione la trovava con il silenzio più totale. Ma comunque bando alle ciance, in questo video ho voluto mettere in scena i modi diversi che le persone hanno di studiare. Per esempio, ci sono quelle persone che per apprendere quel capitolo, quella determinata cosa, devono ripeterla per forza ad alta voce. A tutt'oggi il rilievo economico, sociale e politico dei media mix combinano la realizzazione di una campagna pubblicitaria. Un altro tentativo di classificazione definisce il public service advertising. Si dice advertising, coglione, e sono le due di notte. Ah, grazie. Public service advertising. Oppure ci sono quelli lì che attaccano i post-it ovunque. E non sto parlando di Francesco Soli, ma sto parlando delle persone che quando studiano attaccano i post-it in qualsiasi parte della loro cameretta e in qualsiasi parte del libro. Poi ci sono quelli lì che non riescono mai a trovare la concentrazione. Addirittura ci sono persone che non riescono a concentrarsi con il silenzio, ma il loro studio deve essere accompagnato da un suono continuo, continuo, come quello di... Poi ci sono i social dipendenti, quelli che non possono fare a meno di caricare la foto su Facebook e farvi vedere: oh raga, sto a studiare, bella, like. Oppure quelli lì che si scambiano soltanto i messaggi vocali su WhatsApp. Azzi, io sto a studiare Immanuel Kant, ma secondo te di che si faceva Immanuel Kant? No, perché questo è impazzito proprio. Ma giovedì o venerdì dobbiamo giocare a calcetto? Senti, io ho studiato 3 pagine. Partitina a code, che ne pensi? Quelle rare volte che mi è capitato di studiare intensamente, io dovevo sottolineare. Sottolineare le cose più importanti perché sapevo che poi mi sarebbero rimaste in testa. Ho buttato tutti i libri. Sottolineo solo le cose più importanti. Questo libro è tutto importante, ma perché? Ma che scrivi a fa un libro se è tutto importante, no? Ci sono anche quelli che non riescono mai a trovare la posizione giusta per studiare. Worn out places, worn out faces. E poi, per concludere, i tipi che io adoro di più. Le persone che si premiano mangiando qualcosa ad ogni capitolo finito. Che l'offerta cinematografica di Hollywood si rivolgesse a diverse tipologie di pubblico. Prima pagina andata, merito. Ma non ritornò mai più ai livelli precedenti all'era televisiva. Merito un altro sciottino. Decima pagina. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, potete tranquillamente condividerlo ovunque voi vogliate, anche mentre state studiando. Mettete lì col cellulare e cliccate su condividi. Ringrazio Maurizio Valente per la regia. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un piccolo like. Ma prima che ve ne andiate voglio chiedervi di lasciarvi un commento e farmi sapere qual è il vostro metodo di studio. Ciao ragazzi. Yahoo! Azione.
Quei posti attaccati ai piedi. Cazzo, sentite una stufa? Ecco, dai, adesso. E adesso dobbiamo pulire. Era acceso il telefono. Ah! Non prende il libro. Si, mi fa parlare la testa così.